Davide Ermini, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, in visita al Palazzo di Giustizia di Arezzo. Una visita che era attesa da tempo e che questa mattina si è concretizzata alla vela. Presenti anche il consigliere del CSM Michele Ciambellini, il presidente della Corte d'Appello Nencini ed il procuratore generale Marcello Viola. Ero in debito con Arezzo perché ho girato quasi tutti i tribunali nel periodo anti-Covid, cioè più che tribunali, corti d'appello, e non ero ancora venuto ad Arezzo, dove fra l'altro ho anche tante persone che conosco, quindi mi faceva piacere venire. Adesso che riprenderemo, sperando che la pandemia ce lo permetta, ricomincerò a girare nelle corti d'appello, nei tribunali dove non ero stato, e quindi mi sembrava giusto fermarmi qua ad Arezzo. Ermini ha ribadito ancora una volta l'importanza della riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. Ma scherza, è assolutamente indispensabile, anche perché c'è bisogno di dare non soltanto sostanzialmente ma anche formalmente il segnale del cambiamento, e attraverso la riforma questo può avvenire. Quindi il fatto che si debba ripartire, è importante avere anche un punto di riferimento su cui ripartire. La riforma è essenziale, anzi io speravo fosse già stata approvata, insomma ormai speriamo nei prossimi mesi che arrivi.